Non c'è ancora l'ufficialità, ma è ormai quasi certo che quest'estate non potranno essere organizzati i concerti del Lucca Summer Festival. Lo ha fatto capire Mimmo D'Alessandro mercoledì sera a Noi TV. Il promoter sta attendendo come tutti le linee guida del governo sui grandi eventi, ma non si fa troppe illusioni, impossibile applicare formule di distanziamento sociale ad eventi di questo tipo. È impossibile pensare, chi pensa di poter fare concerti quest'anno o manifestazioni quest'anno è pazzo, perché secondo me noi in un primo momento avevamo pensato a spostare tutto a settembre, però non è impossibile. Quindi ufficialmente il festival c'è, noi siamo pronti, però il buon senso dice che si va nel 2021. Ma cosa significa dover rimandare completamente una manifestazione all'anno successivo? È un disastro, noi siamo i più colpiti in assoluto, perché noi quest'anno noi rimaniamo un anno fermo completamente, senza introitare niente. Io ho 30 persone a lavorare, avere 30 stipendi tutti i mesi, andare a cercare di non toccare e fare in modo che tutti rimangano come prima, non è facile, non è semplice, è difficilissimo, è difficoltoso, è drammatico, però ce la dobbiamo fare. D'Alessandro teme la concorrenza internazionale. C'è il rischio che altri paesi più avanti dell'Italia nella gestione dell'emergenza possano consentire prima di noi la ripresa dei concerti dal vivo. Mi auguro, ha detto, che sia l'Europa a dettare regole comuni sull'organizzazione di questo tipo di eventi. E a livello locale il promoter chiede meno burocrazia. Ma Paul McCartney, il protagonista del concerto di punta del cartellone di quest'anno, accetterà di venire a Lucca nel 2021? Questo è tutto da vedere, perché poi sai, McCartney è una persona impegnata, ha tanti impegni, so che sta lavorando su una marea di progetti, speriamo bene e incrociamo le dita. Io spero che tutto sia possibile, che possiamo riconfermare il tutto, io lo spero tanto.